l'appello che noi abbiamo lanciato e che ci vede qua sono riassunte qua. Nel senso che vogliamo essere tra quelli che considerano ogni ingiustizia compiuta in ogni parte del mondo, come scriveva Che Guevara, a ciascuno, come cose che toccano il profondo del nostro essere. Un ecosistema complesso che riguarda territori, umanità, in cui la scommessa di riqualificazione ambientale, il destino dei paesi interni, si incrociano profondamente. E allora questa anomalia di Riace, invece di tentare, come hanno tentato, di riassorbirla, di cancellarla, deve essere veramente il simbolo di qualcosa, di una scommessa su cui si può costruire tanto. E guardate, molte volte si parla di Riace Superiore, ma Mimmo ha toccato anche la questione di Riace Marina. Mimmo non solo non è un fuorilegge, all'Ndrangheta si è opposto direttamente. Eravamo a fianco a lui, c'eri anche tu, ricordi quando abbiamo in un paese in cui la nettezza urbana, la gestione dei rifiuti era gestita dalle ecomafie e invece là partiva l'esperienza della gestione regolare, legale, con le due cooperative di persone che erano qui. Ed ha contrastato l'ecomafia quando lì, sul litorale, posto dove c'è un bene confiscato all''Ndrangheta, ai Leuzzi, in quella zona, lì dove c'è la Scogliera, che è un ristorante, e dove ci sono sette villette, ville, case costruite sul mare, è stata lanciata l'idea non solo del recupero, ristorante abbandonato, c'era il sogno di farlo diventare un ostello della gioventù per tutti i paesi d'Europa, questa era la proposta. Allora ci sono tante cose, l'acqua, l'acqua pubblica, il sogno che l'acqua pubblica, questo bene, non sia privatizzato. Lì dove c'è la zona Niscia l'acqua, lì abbiamo visto concretamente, non solo si è trovata l'acqua, si era andata a combattere la Sorica, i grandi poteri. Allora diciamo, noi siamo qui per testimoniare. Come presenza, siamo qui per esprimere fiducia, una fiducia che nasce dalla legge, che nasce dalle cose che possa cambiare. Certo è difficile in questo momento, con i morti che arrivano da Crotone, ho finito, è difficile pensare positivo. Sta avanzando l'egoismo sociale, stanno avanzando tante cose negative. In questo paese ormai la solidarietà non esiste, l'ospitalità, l'ospitalità. L'ospitalità reciproca, questa mescolanza di culture, di sogni che dovrebbe essere il fondo dell'umanità non va avanti, eppure, nonostante tutto, nonostante gli ostacoli, come abbiamo scritto nel nostro piccolo striscione che abbiamo messo qua, eppure il sogno sopravvive.